Tagredi Finuccio. Vincenzo. Orientamento politico? UDC. Centro. Hobby? La montagna. Politica. Un aggettivo per la sua lista? Di qualità. Bella e divertente. Tre aggettivi per descrivere la politica a Cervinia? Rinnovamento, trasparenza, spirito di servizio. Non appropriata ai tempi moderni, lontano dai cittadini, senza un'idea di paese. Il punto fondamentale della sua politica? Cercare di risolvere per quanto più possibile le problematiche della nostra comunità. Lo sviluppo e l'occupazione. Le donne della sua lista? Di qualità. Giovani, intraprendenti e in gamba. Eletto sindaco, la prima cosa che farà? Partire subito con l'inaugurazione del Palagaudium e le altre gare che sono in corso. Delibera per Ciao Estate. È credente? Sì, molto. I giovani molto. A Cervinara? Una bella realtà che va però incanalata verso la politica. I giovani hanno bisogno di una nuova possibilità. Quale futuro vede per Cervinara? Un futuro ottimistico in considerazione del fatto che abbiamo tutte le potenzialità per poter crescere. Allora, quando vinceremo, noi ci siamo definiti gruppo dei possibilisti e quindi svilupperemo il paese. L'altra lista? Una lista di giovani. Non sono in grado di sviluppare il paese. I cervinaresi? Un popolo che non dimentica dove è ancora un'isola felice la nostra. Persone molto cordiali che a me hanno dato tanto, specialmente i commercianti, e voglio rilanciare il mio paese perché ci credo fermamente. Vincerà perché? Io penso che vincerò con la mia lista perché la gente sa votare. Sono un professionista, mi piace il mio paese. Ho deciso di rimanere qui e voglio veramente il bene di cuore a questo paese. Vincerà con la percentuale del? Adesso non mi voglio sbilanciare, ma è sufficiente quella del 51%. Molto probabilmente ci sarà una vittoria bulgara. Come si definisce? Io sono una persona che fa che svolge il ruolo politico per spirito di servizio. Molto simpatico, molto vicino alla gente, la mia professione mi fa stare molto vicino alla gente e sono un professionista all'altezza.